Mourinho non ma conosce nessuno, escluso i portieri. no, Considera che una ragazzi, volta è dovete salito in capire. macchina con Callejon e gli ha detto: io giocavo in Spagna, alle canestre, e l'altro gli ha detto: anche io giocavo in Spagna. Lui: sì, dove? Era a Madrid. No, allora aspetta, non è andata così. Chi è il primo? Oh mamma. Buongiorno. Ma però. il portiere col cappellino è un cliché, ragazzi. È proprio. Preferisci È così? Albi. Dite ad Emiliano di mettersi il cappellino, se no non può entrare. Non fa parte della crew. Eccolo Io sono qua. allergico, al vino, quindi posso bere solo il gin. Giuro, ciao Elvio. Ciao Oddio, Emi. che brutte facce. Oh, visto che dici così, cazzo, volevo essere clemente, noi col cappellino, ho detto, guarda, metti la maschera. Ah, c'è già Mike Tyson con la tigre sulla maglietta? Mi sono appena tornato a giocare a padel, mi sono dato una racchettata, guarda qua. Da solo. Ma che bozzo c'hai? Mi sono dato una racchettata da solo, pensa come sono stupido. Quindi meglio portiere che giocatore di padel. Non lo so, forse meglio a padel. Sì, ma dove sei? Ancora a Nizza? Ancora sempre, guarda, sono in Chitami. pieno i lavori di casa, mamma mia, ne vengo fuori. Ma Albi e Seba vi conoscete? Io sì. Cioè, nel Ma senso. io dopo il gol che ha fatto lo Ma conosco. devi. Seba, devi dire una roba. Io sinceramente Mourinho pensavo non mi conosce seguisse perché nessuno. sapeva che giocavo nelle. Pensavo seguisse l'Empoli. Seba, Mourinho non conosce Da nessuno. zona adesso. No, ma conosco, Mourinho non certo, ma. conosce nessuno, escluso i portieri. No, Considera che una ragazzi, volta è dovete salito in capire. macchina con Callejon e gli ha detto: io giocavo in Spagna, alle canestre, e l'altro gli ha detto: anche io giocavo in Spagna. Lui: sì, dove? Era a Madrid. No, allora aspetta, è andata così. Saliamo in macchina, c'è stata la partita quest'inverno, Sassuolo-Napoli. C'era Allan che giochiamo un giochino a PUBG sull'iPad insieme con Jacopo e Dezzi che giocavano insieme a Napoli. Andiamo a vedere la partita, li portiamo in aeroporto, saliamo in macchina. Jacopo guidava, Allan, io e Caion dietro, iniziamo a parlare un po'. Mi raccontava di dove aveva preso sta casa a Madrid e gli ho detto che anch'io ero stato. Però lui mi dice, però io non sono di Madrid, no? E quindi io ho detto, ma allora scusa, perché ha comprato casa a Madrid in quel posto? Faccio, scusa, ma dove giocavi prima del Napoli? A Real Madrid. Morti tutti in macchina. Il Tutti gelo. sono morti. Tutti. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Sì, da piovere. Raga, diciamo che tutta questa messa in scena qua l'abbiamo creata perché sostanzialmente, ovviamente noi da osservatori, da tifosi, da appassionati, una cosa che rimane del portiere è che il portiere è un folle. Tutti quanti dicono il portiere ha una vena di follia, un qualcosa di folle dentro e volevamo provare a capire un attimino perché. Cioè, Non riesco a capire il perché di queste voci, scusa. Vedi te, a calcio si gioca per far gol, tu giochi in porta, sarà normale. Io mi ricordo quando giocavo da piccolino, dicevo beati i portieri che non fanno un cazzo durante l'allenamento mentre io mi devo Classico. fare i giri di campo. Poi ho provato a fare un allenamento con i portieri, mi sono messo i guanti una volta, sono durato 25 minuti circa, non di Vabbè, io più. non mi sono mai allenato più di 25 minuti, quindi. Che discorsi sono? Io per Ragazzi, però. l'allenamento faccio a Seba, che parte cazzo perché io mi ridi devo pure te? allenare. Cosa? Non ridere perché pure te. Io, sì. L'unico è Brigno che si allena qua. Sì, Io devo bravo, andare, bravo. devo allenarmi, devo stare in palestra, devo fare le cose, sennò è un disastro, ragazzi. Ma riuscite a No, guardare il io. calcio voi? Sì. Cioè, dopo che fate tutto il giorno allenamento, parlate di calcio tutto il giorno e tutto quanto, riuscite poi a guardare le partite? Dipende da cosa. Non ne guardo tanto nemmeno io. Io vado a tennis di Io solito. mai guardato, ti dico, anche quando giocavo, proprio tornavo a casa, non ne volevo più sentire di calcio, per, sai, non avere la nausea, a un certo punto arrivi che non ne puoi più, lavoro Io e tornavo a uguale. casa, staccavo completamente. Ovviamente, vabbè, ci sono gli europei, i mondiali, la Champions, certe partite belle, o non, ti metti lì e le guardi, ma se no, guarda, ti posso dire, arrivi, se no arrivi che c'è, soprattutto quando Sì. smetti, c'è un rifiuto totale, invece che ogni tanto guardo.
ma non... Io ti dico, se non ci fosse fantacalcio forse ne guarderei un decimo. E che faccio fantacalcio? Io uguale. Ma quindi è una religione sto fantacalcio in Italia, una cosa è una cosa allucinante. Ma vi comprate almeno il fantacalcio? Io no, di solito. No? Io non posso. E la volta che potevo è meglio che non l'ho fatto perché piavo tre gol la partita. Però ne hai fatto uno, quindi uno, sì. Mai giocato, ma dicevano sempre che facevo vincere, li facevo vincere tutti a fantacalcio. Perché paravi i rigori, è più tre. È tutta una truffa, probabilmente. Tutto un bluff. No, era, sai cos'è, Seba? È che c'è la media, c'è una roba che si chiama media difesa. E in base al voto del portiere, cioè quello è fisso il voto del portiere, quindi se il portiere prende il voto buono sei... A bolla già. A prescindere, noi non ce l'abbiamo. Che prendi? A prescindere, conta solo il voto, capito? No, noi non ce l'ha messa quella quest'anno, non l'abbiamo messa la cosa della difesa, infatti sono rimasto un po'... Meno male c'ho Ilicic. ho preso il centrocampo, incredibile, ho detto faccio il centrocampo di qualità, era tutto 6 a munizione, tipo avevo Iaialo, Rincon, era qualità, 5 me. Ma che qualità è? Scusa Alberto, ma ti sei addormentato quando chiamavano i centrocampisti? Aspetta, perché avevo cominciato con Sensi che è partito a bomba, sparito, ho dovuto giocare un sacco di partite con Rincon e Iaialo. Ma te l'ha fatta Camilla la squadra? Mi ha aiutato, c'era anche Camilla, sì. Infatti mi fa quest'anno della Sampdoria non prende nessuno della Samp. Beh, non è che avesse tanto torto comunque. Ma è tifosa della Samp. Ah, ecco. È tifosissima, malata, quindi... Beh, io faccio outing, ragazzi, l'unico anno che ho vinto al fantacalcio avevo Emiliano in porta. Quindi Emiliano, una coppa l'abbiamo alzata. Anche io col fatto dei rigori vecchio ho diversi estimatori a fantacalcio. Ma quindi scusami, l'anno che hai preso Vivio, che anno era, scusa? Era l'anno dei 36 gol di Higuain. Sì, quando parlo quello che c'era anch'io? Sì, no, sì, sì. No. Era quello? Sì. Ah, quindi se non giocava Vivio, giocavo io, c'avevo io. Ah sì, bravo, tu eri alla Samp quell'anno, è vero? Cioè, hai fatto una partita, stavo pensando al Benevento. 5 gol, no, non l'hai mai schierato, Fede. E l'ho fatta fare, eh? E non ho fatto il record di giocare ogni minuto del campionato. Pazzesco. Soprattutto perché era alla Juventus. Ma come follia. E andare in panchina al Juventus Stadium di Torino per me vuol dire rischiare la vita. E quindi sono stato sul pullman a vedere la partita. È stato il mio esordio in Serie A. Bellissimo, perché dopo 5 minuti mi ha fatto gol 1. Dopo 10 hanno espulso Skriniar, fallo da ultimo uomo. Espulso, quindi dopo un quarto d'ora perdevamo 2-0 fuori calcio. Mi ha fatto gol pure Chiellini, dal volo da fuori aria. No! La giornatina serena, dai! Top, però dai, l'esordio in Serie A ci stava. Beh, però prendere gol al volo da Chiellini è tanta roba, Cioè... Guarda che non è da sottovalutare, ma fa più di uno Chiellini di gol. Infatti. Con quelle padelle che c'ha al posto dei piedi. Hai giocato Seba con lui, no? L'anno di Firenze, no? No, ero a Parma. Eri andato a Parma, te. Quando ha fatto quell'Eurogol della Madonna lui sotto l'incrocio, era contro di te? Bravissimo, ero io in porta. Con Roteiro. Sì, bravissimo, col pallone del cazzo lì. Mica Roteiro, che bello. Seba, scusami, ma quindi tu hai giocato col mio allenatore dei portieri adesso, Sicignano? No, è il tuo allenatore dei portieri, guarda, no. Sì, 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 Vincenzo è un grande, mamma mia. Si è acceso il tema. Sì, è devastante. Però mi ha detto che quando andavi in porta ti allenavi proprio a 6500, mi fa sempre questo esempio, mi dice quando è che l'ho avuto. Dice, però quando si allenava e stava in porta era devastante, mi diceva. Come me. No, a me piaceva tanto allenarmi. Sì? No, sì, non sembra, ma piaceva. Io c'ho più partite che allenamenti, se... Ma non prendi le... se non ci credi. No, allora, tra l'altro io ho detto, vabbè, vado alla Sampdoria in prestito il primo anno dalla Juventus, dico, vabbè, arrivavo dalla Serie B, cazzo, c'era Zenga come allenatore che con noi, con me, Vivio, e c'era lui, dico, vabbè, cazzo, c'è Europa League, campionato e Coppa Italia, guardo Vivio, dico, vabbè, non ha mai giocato 40 partite tutti gli anni, ci sono 3 competizioni, dico, va, magari 7-8 partite riesco a farle, tutte le ha giocate, siamo usciti agosto dall'Europa League contro il Vojvoda, al primo turno in Coppa Italia col Milan. Io ho giocato solo l'ultima partita con la Juve a Torino. Vabbè, perché l'ho giocato tutte perché rischiavano di retrocedere, se no non le gioco tutte. Meno male che c'era in porta tu, se no eravamo... No, è vero, sono oggettivo.
Vecchi, ci pigliavano a pallonate, sembrava da dire a segno, sembrava. No, ragazzi, ma volevo farvi una domanda, dai, così mi tolgo subito qualche curiosità. Ma allora, al netto poi della follia del portiere e tutto quanto, quando è che avete deciso di fare il portiere e perché? Cioè, io ho amici che quando hanno cominciato a fare il portiere andavano in porta perché erano i più scarsi. Cioè, voi invece, perché avete cominciato a stare in porta? Risponde prima Seba, vai. Vai Seba. Parto io. Andavo vai. Per anzianità. No, a me perché è sempre piaciuto. Poi c'era mio padre che ai suoi livelli è arrivato fino alla Serie B francese, faceva il portiere, sai, quando sei piccolo vivi un po' nel mito del padre, quindi è partito tutto da lì. Ma mi piaceva anche giocare fuori, ma il fatto di avere i guanti, i pantaloni, queste cose qua, avere una cosa in più, mi gasava, e quindi ho iniziato, poi mi è piaciuto e sono andato avanti così. Sì. Che poi il bello del portiere è che si possono mettere più o meno quello che vogliono, insomma, cioè hanno più libertà rispetto al giocatore. Ma sai, in più, quando, ovviamente, anche quando bambino, poi vedevi la Serie A francese, per esempio, nel mio caso, all'epoca il portiere era l'unico giocatore che poteva indossare la sua maglia, perché all'epoca il portiere aveva la sponsor Reichel Hulsport, per dire, la squadra aveva la Nike, il portiere poteva giocare con la sua maglia. Ah, sì? Addirittura? Sì? Come no? Anche se era uno sponsor diverso da quello della squadra. Il portiere era l'unico giocatore che poteva. Se tu vai a rivedere delle squadre, guarda, ho visto Galli quando giocava nel Milan, così lui indossava la maglia, credo che una maglia della Reus, no, perché lui era stato un sport, però magari mi sbaglio. Io mi ricordo che secondo me Galli era Reus, perché sì? Ho visto sì, quando giocava nel Milan giocava con i guanti della Reus, che erano, sai, quelli fluorescenti un po', sì. erano belli. Tra l'altro voi avete anche altre marche che magari su un giocatore di movimento non si vedono, cioè tipo la Hulsport, queste robe, sì, qua. La Hulsport era un po', forse prima, adesso gli ultimi anni era un po' scesa, sta cercando di ripartire, ma ha monopolizzato Reus, poi anche le grandi aziende, Nike, Adidas, Puma c'è, sì. Gigi. Eh sì, no, ma... Fai conto che quando... Te giocavi con Adidas, Seba, mi ricordo. Io ho iniziato con la Reus fino a Firenze. Ma la cosa bella di Adidas, Nike, facevi il contratto guanti e scarpe. Diciamo che quando eravamo piccoli, io penso che Hulsport e Reus era il top del top. C'erano solo loro, perché gli altri facevano dei guanti scadenti, di poche qualità. Dal momento che è subentrato la Nike, l'Adidas, la Puma, fai conto che adesso i guanti li producono tutti nello stesso paese. Sì, perché usano lo stesso. Ed è la stessa qualità, quindi adesso basta che cambi il colore, è una questione di estetica, ma il guanto è uguale, la qualità sono tutti uguali. E io chi poi ha più potere... non so tu Seba se te ne fregava, cioè io proprio me ne sono sempre fregato altamente proprio, cioè quello della roccia, non avevi mai chiesto un modello, gli dice mandami i guanti e li mettevi. No, io invece rompevo tanto, perché il guanto doveva essere fatto come dicevo io, perché cercavo di a me piaceva la sensazione di poter dire posso bloccare qualsiasi tipo di pallone, che magari non era non succedeva, però il guanto per me doveva essere super leggero, il mio guanto durava una partita, poi si screpolava tutto, durava più di una partita. Una volta giocato a San Siro con i guanti di tale Spitoni, che era il terzo portiere del Bologna, aveva un numero meno di me, perché i magazzinieri si era scordati i guanti. Cioè praticamente da lì è uscito la leggenda di Wolverine con gli artigli, giusto? Sì, erano gli acqua della Reus e non pioveva, capito? Cioè praticamente pizza, come un cammello dovevi sputare sul guanto, esatto, ogni 20 bravo. Secondi. Ma quindi c'è una sorta di feticismo del guanto, cioè no, Emiliano no. Tanti che sono fissati con le scarpe, con i guanti. No, ma io ho conosciuto tanti portieri che c'era il guanto lì sul posto, tu glieli toccavi, non li indossava più. È vero. Ne ho conosciuti, non voglio... O non te li fanno provare quando va un compagno e dice me li fai provare. Arriva il giocatore nello spogliatoio, vede un guanto magari carino, bello, li posso indossare, sai, vuol fare il portiere per 20 secondi. Io dicevo, ma c'erano dei portieri, mettevi il guanto, quasi lo buttava anche via. Dicevo, sì, guarda, non lo voglio più indossare quel guanto, e si incazzava. Ma scaramanzia o proprio... soprattutto? Ma sicuramente scaramanzia. Sì, ma la gente è fuori di testa, ma nel calcio la gente è fuori di testa. Io ho avuto compagni di squadra che mettono alla sveglia e le cifre non dovevano fare 17 o 13. Cioè, ma
Io ti dico, se ti racconto quello che ho vissuto da... Cioè, ma anche gli allenatori, ma Sarri faceva le sostituzioni allo stesso minuto. Bah. Fateci caso voi, andate a vedere. Vero, ma lo fa ancora adesso. Cioè, mi ricordo sai, quando faceva la staffetta tra Hamsik e... Zelinski. Non calpesta le righe, Sarri, facci caso, quando entra in campo non calpesta mai le righe. Madonna. Adesso ci faccio caso. Sì, ma te lo ricordi Nicola Caccia? Sì. Lui toccava tutto il ferro, se facevi il tunnel di Firenze, che è 100 metri, tutto quello che era di ferro lo doveva toccare. Tutto così, tocca il ferro, perché diceva che portava... Guarda, ti racconto questa, Diego Simeone, il Ciollo, tra riscaldamento e partita, prima di andare in campo per iniziare la partita, andava allo spogliatoio, due dita in bocca, vomita, tutte le partite. Anche Murru lo fa. Quello della Samp. Azzo. Eh sì, probabilmente si scaricava la tensione, la pressione, ma uno vedi un guerriero come Simeone di Cinque Campo che ammazzava tutti. Quel periodo lì, Seba. Io fumo in quel momento lì, fra riscaldamento e la partita. Ma guarda, ti posso dire, ho visto dei colleghi, ma dei colleghi molto importanti, senza fare nomi, tra primo e secondo tempo nel bagno a fumare il cicchino. Sì. Bravo. Vedi. Vabbè, finiamo il giro di prima, che toccava ad Alberto sul cominciare a giocare in porta. Sì, allora, io in realtà sì, più o meno come Seba Frey, perché anche mio papà ha giocato un pochino, tra l'altro Emi lo conosce bene, e quindi mi ricordo che c'era queste sue, le sue magliette che erano tipo di flanella lunghe, ma erano, però le vedevo, erano diverse dalla squadra e per questo motivo qua mi ci sono un po' affezionato. E poi in realtà io facevo l'esterno sinistro, a parte che ho iniziato a 12 anni, prima correvo in bici. Ho iniziato come esterno sinistro al paese, solo che avevano messo in porta un ragazzino e quel ragazzino lì ha smesso e mi hanno detto guarda, serve il portiere, sono andato in porta e ho cominciato. Quindi potevi essere un grande esterno. No, c'ho l'asma, secondo me no. mi sa di no, l'esterno con l'asma non ce lo vedo. No, mi prendono per il culo perché io prima c'ho qualche vizio, cioè c'ho il vizio del fumo purtroppo, quindi io giro con il pacchetto di sigarette e lo spruzzino dell'asma, il Ventolin. Ma hai mai pensato di metterci dentro il tabacco nel Ventolin? Ti raccontare di no. Quando ti ho fatto venire un attacco d'asma in discoteca. Madonna, no. Ma questa è bella ragazzi. Tra un po' muore. Allora, aspetta, io arriviamo al Genova, al Flow a Firenze. Allora, premessa, arrivavo dalla Ternana in Serie B, quindi era un mese che ero alla Sampdoria. Mi dicevi che andiamo, tanto io ero da solo, settimana della sosta, andiamo a ballare, una bella macchina, bella pesante, andiamo al Flow, finiamo, io essendo allergico ai solfiti, quindi non posso bere vino, champagne, non posso bere niente. Minchia, le tutte però, Albi. Insomma, vabbè, prendono alla serata e tutto, vado da Vivi, gli faccio Vivio, quant'è? No, guarda, non preoccuparti. Cioè, no, guarda, io ho bevuto un po' di vodka, però fa niente, dimmi quant'è, facciamo un po' per uno, no? Insomma, mi dice il conto, gli dico, no, guarda, fate voi. Era una roba fuori da ogni logica. Comunque, nel frattempo, siamo lì un po' carichi a ballare, arriva Vivio, mi fa, per niente, per scherzo, mi ha dato un pugno qua, nello sterno. Pieno sterno. E vi giuro che se non avessi avuto il coso dell'asma... Cioè morivo, a Firenze morivo, ho bloccato il respiro. Una tragedia annunciata. Abbiamo perso Seba. Forse perché ha sentito che ero allergico ai solfiti. Sì, sì. Non toccargli i solfiti, a Seba, non toccargli. Da buon francese, Seba. A parte che è più italiano che francese, Seba, ormai. Senti? Sì. Senti, mi Seba? Sentite? Figa, c'ho Marco Materazzi, mi chiama sempre quando ho da fare. Ora c'hai i campi da paddle. Ma infatti mi stava chiamando anche per quello. Lo so, ha chiamato. Quindi... pure noi, Seba. Cioè, no, perché facciamo... No, ma Marco è bravo, molto bravo, c'è un bel progetto. Sì, no. Ma dove l'ha fatta? Perugia? Perugia. Facendo un po' di cose insieme. Un bar. È bravissimo, infatti adesso gli ho detto ma tu chiami sempre, l'ho chiamato due volte prima ma cagato, adesso che sono qua gli ho detto Marco sono in diretta, ti richiamo, soltanto che le cuffie 20 miglia quelle. Seba, ma ora che mi dici sta cosa di Marco,
un calciatore effettivamente quando è che inizia a pensare alla vita dopo il calcio? Cioè, mentre sta ancora giocando, riesce già a programmare qualcosa per il dopo? Se è football, allora, sì. Guarda, a me è scattata veramente a 30 anni, perché a 30 anni mi sono rotto il secondo ginocchio. E sai, lì praticamente 30 anni è una data importante per un uomo, ma un calciatore dici comunque sei più di là che di qua, hai già fatto un po', e da lì ho iniziato veramente a fare il punto della situazione, delle cose che ho, di quello che voglio fare, di quello che vorrei fare e tutto. E devo dire, a me a 30 anni è scattato un po' per dire guarda, adesso magari fatto, non dico le cavolate, le cagate, però ti sei divertito, ti sei tolto tante cose, le passioni, le macchine, gli orologi, così dici vabbè, adesso iniziamo comunque a programmare un futuro. Praticamente ho detto, il giorno che smetto, voglio poter non fare un cazzo tutta la vita. Poi ovviamente da lì, quando smetti, magari il primo anno, guarda, ho svaccato completamente, nel senso mi sono divertito, ho fatto un po' quello che non ho mai potuto fare al calciatore. Poi da lì ho ripreso, dopo un anno ho ricominciato a vivere normale. A te t'hanno fatto smettere, no? Guarda, ho deciso di smettere dopo il secondo anno in Turchia. Bella esperienza, ma pesante, lontano da casa. E avevo ancora un anno di contratto. E sono tornato a casa, sai, con la fatica di dover ricominciare a andare in ritiro così. Ho detto, il giorno che mi comincia a pesare il fatto di allenarmi, di andare in ritiro, gli alberghi, gli spostamenti, mi faccio due domande. Sono tornato a casa, mi sono fatto una settimana di riflessione, poi ho detto, basta. Annuncio l'addio praticamente, dico che smetto, cazzo, quattro squadre che mi chiamano. E io nella mia testa ho detto, ormai io non posso passare, ho appena detto che smetto, magari mi vedo nel ritiro da qualche paese, dico ma questo qua è esaurito. E da lì no, ma guarda, ti posso dire, ho smesso, non mi è mai mancato. Magari mi piace fare, sai, le partite di esibizione che facciamo in giro per il mondo con un sacco di cose, così, quello è divertente, perché rivedi delle facce che non hai visto da anni, momenti piacevoli, non c'è la pressione di dover giustificarti, il club, gli sponsor, tutto il contorno, e quindi passi dei momenti belli, rigiochi una partita bella, così va bene. Ma fino adesso non mi è mai mancato mai il pensiero di dire magari ho sbagliato, avrei dovuto continuare, e vuol dire che ho fatto la scelta giusta per me. Anche i viaggi, cioè voi comunque viaggiate tanto, ma poi è sempre un viaggio ritiro, aeroporto, campo, cioè probabilmente i posti che vedete viaggiando per lavoro non ve li godete. Gli alberghi vediamo. Esatto. Vediamo gli alberghi. Sì. Sai, è bello perché ti permette di girare il mondo tutto, però guarda, ti faccio per dire i miei anni migliori, gli anni magari anche Emiliano è stato in nazionale, quindi fai conto che durante una stagione quando sei in nazionale e che fai una squadra che gioca la Champions League, tu non sei mai a casa. No, ma ti capisco, Seba. Io ti capisco bene, Seba. Quando stavo in nazionale, che c'era Andrea, Pirlo e Gigi, quello che gli dicevo, io vi stimo, io non so come fate. Cioè, non sei mai a casa. E io per dire ci ho lasciato una famiglia, perché comunque non era quello il problema. Però alla fine non sei, io praticamente... Beh, Seba, ti ho fatto due nomi che si sono separati tutti e due, ora l'ho fatto a sbaglio, per caso, però... Essere calciatore, trovare... Quando sei un calciatore, una donna che ti dà l'equilibrio, perché devi trovare una donna che ti dà l'equilibrio, non è facile, perché è facile da dire all'inizio, magari stai con una persona e lei vede... famoso, ricco, calciatore, questo e quell'altro, però dietro le quinte... Non è facile, non è facile. Perché poi tu già gestisci le pressioni tue, se c'è le pressioni pure di lei, capisci, torni a casa e ci sono problemi da risolvere, questo e quell'altro, alla fine ovviamente. Ma io mi ricordo che i due anni che l'ho fatta sempre in nazionale, per dirti, mia moglie se ne andava quando andavo via in nazionale, perché poi dopo tornavo il giovedì notte, dovevo andare a allenarmi da solo perché loro si allenavano la mattina, venerdì e poi sabato magari c'era la partita. Cioè, pensare magari che torni giovedì notte, venerdì mattina c'è i bambini che si svegliano a portare a scuola perché qualche moglie caga al cazzo anche in quello, diventa un dramma dopo, capito? Ma quello, poi, sai, allora, questo è durante quando c'è la partita, poi quando ci sono le soste, qui dici magari,
vai a staccare, c'è la nazionale, esatto. Quindi te non ti riposi neanche, quando gli altri magari hanno quattro, l'allenatore dichiara 4 giorni di riposo, tu zero, cazzo, tu c'hai l'aereo che va in culo al mondo, il ritiro ancora, che è bello perché la nazionale è favoloso, però psicologicamente arriva a fine stagione che sei morto, sei completamente morto. Non deve essere facile starvi di fianco per... No, no, ma è per quello che quando prima Seba diceva... Non è facile trovare la persona giusta, che ti sta vicino, che ti capisce. Che accetti tutto questo. Anche. Perché come dice Emiliano, non va sempre tutto bene durante una carriera, ci sono dei momenti in cui torni a casa che devi... Cioè, già la stampa, i media ti saltano addosso. Tu devi avere uno scudo davanti, reggere davanti agli altri, farti sentire forte, ma torni a casa, sei umano, torni a casa che psicologicamente sei sottoterra. E lì, se torni a casa al posto di lasciarti in pace, ti fanno pesare tutti gli altri problemi che ci sono a casa, psicologicamente non è facile. E oltretutto Seba è peggiorato, perché io sono un pochettino più giovane di te, però gli inizi della nostra carriera c'erano i giornali e non i social network, quindi sì, non leggevi i giornali e avevi finito. Hai capito? Boh, adesso non esce. Cioè, alla fine adesso una cosa che magari prima, guarda, ti racconto questa perché mi stanno facendo un altro libro adesso che uscirà prima di fine anno e quindi voglio che questo libro siano delle foto esclusive che non sono mai uscite, ok? Attraverso Claudio Vila, che è il fotografo che mi ha sempre seguito, ma mi ha mandato delle foto che non mi ricordavo neanche di avere, ma sono delle foto che uscivano all'epoca, mi diceva, una foto usciva su un giornale, poi la foto spariva, perché non c'erano i social, non c'era niente, quindi sono delle foto che la gente non si ricorderà neanche. Adesso una foto in un secondo ha fatto il giro del mondo. Ed è lì per sempre. Eh sì, e non c'è più l'esclusiva. E soprattutto Seba, noi ci abbiamo fatto una carriera su sta roba. Capisci, voi, quando vedo voi adesso che siete... Cioè, voglio dire, siete un brand adesso, non siete un social, voi siete un'azienda. Ti rendi conto? Li vedi? Cioè, alla fine, capisci? Cioè, voi dovete fare, tra virgolette, divertire più di 2 milioni di persone che vi stanno lì a guardare, che aspettano quello che pubblicate, ma nel bene. Cioè, guarda, io ti racconto quello che avete pubblicato forse 2 o 3 anni fa, che avete fatto il montaggio Frey Anatomy. Sì. Cioè io ti giuro, mio figlio mi ha mandato la foto, ma io pianto dalle risate. Ma ho detto, ma questi qua ma sono vera, o sono esauriti, sono dei geni. Ma sai qual è la cosa bella? Che noi, quello che stiamo facendo adesso, questa chiacchierata qua, noi ovviamente la facciamo anche senza internet, ce la facciamo di persone. Ste minchiate qua vengono fuori proprio non mentre pensi al lavoro. Mentre ti parli delle più grosse puttanate che ti vengono in mente, ti viene in mente cose e dici, mica. Sai cosa ti dico, Dani? Tu lo sapete che no, che io con Davide Provenzi, quindi il mondo lo conosco bene. A me fa solo arrabbiare, e ti dico la verità, a voi l'ho visto far poco, qualche uno delle community vostre un po' di più, quando poi da questo vuoi parlare di calcio, per bene, no? Certo. Sono due cose separate, capito? Mi è capitato a me, per esempio, lo dico tranquillamente, buon figlio, che faceva i commenti sulla nazionale, e, tra virgolette, insultando i giocatori. Mando un messaggio e ho detto, buon figlio, o fai le parodie, fai ridere tutti, o insulti i giocatori, perché sono due cose diverse. È vero. Se devi metterti a parlare del tecnico, non puoi parlare. Perché no, non puoi, ma perché poi giocatori i giocatori si offendono. Non è che si offendono, finché mi prendi per il culo, ok, cioè. Ma quando dici, che ne so... abbiamo fatto schifo, dobbiamo vergognarci, cambia anche la tua immagine, capito? Non sei più una community che fa, no, ma poi parlando... Emi, il fatto è che secondo me ci sono due modi di approcciare questo lavoro qua, no, ma poi, buon figlio, diciamo noi, sì ma un ragazzo intelligentissimo, sì. Sarà, si è inciampato una volta, ma sicuramente, ma sì, ma tra l'altro non era per me, parlava di qualche cosa, certo. Ho detto, guarda, ti do un consiglio, te lo dico sinceramente, perché finché rimaniamo tutti nel ridere è un discorso, ma se parli seriamente poi dopo, siccome dovete anche voi collaborare perché ci si guadagna, certo, tutti, cioè sbagliate in questa maniera. Ma secondo me, Emi, ci sono due modi di fare questo lavoro, da tifoso o da professionista. Esatto. Bravissimo, no. La differenza è quella, che se tu ragioni da tifoso vai a un certo punto a sbagliare. No, ma può essere che hai anche dei consensi più facili da tifoso, perché dire tizio ha sbagliato quella cosa lì è scarso. È ovvio che il 90% delle persone dice, ah sì, è vero, è scarso, ma quel 10% che ha giocato a pallone sa che per essere lì non può essere scarso, cioè non, ma soprattutto non glielo puoi dire. Ma poi ti dico, Dani, veramente sono delle dinamiche, io ho amici fra voi delle community, ho amici giornalisti, e ci sono delle dinamiche del calcio che sono veramente difficili da spiegare se tu non sei stato calciatore.
E non perché a volte uno ti dice vabbè, voi parlate così. No, soprattutto se mi permetti sul ruolo del portiere, perché sono tutti allenatori di portiere, è allucinante. Non ne capiscono niente. Io l'unico che è abbastanza mio amico, lo dico tranquillamente, è Trevisani, giornalista di Sky. Sì, è bravo. E lo sai perché, Seba? Perché ancora 10 anni fa, quando l'ho conosciuto, non ha mai giudicato e mi ha sempre chiesto, perché partito dal presupposto, dice io ci capisco poco, sì, ma aiuti? Perché a volte è veramente difficile da spiegare il ruolo del portiere, ma non lo capiscono gli allenatori. Sì. Io e Seba anche abbiamo litigato con gli allenatori, perché non capiscono nemmeno loro, gli allenatori di calcio, forti. Io con Giampaolo litigavo, che mi voleva insegnare come correre indietro, gli dicevo mister, non hai capito, perché voleva farmi correre come correvano i difensori, e gli spiegavo mister, io non c'ho il terzino dietro, c'ho tutta l'aria, la rete c'hai anche. No, è complicato, perché tu dici stai alto, rientra correndo in diagonale, no, perché se mi crossano sul secondo palo, certo, poi sono di schiena, sai, il ruolo del portiere, ci sono dei fondamentali, delle basi che tra 100 anni saranno sempre quelle, perché questo è il ruolo del portiere, che poi adesso ha fatto un passo in avanti, soprattutto per quello che riguarda il gioco con i piedi, con la partecipazione al gioco. Un allenatore, accetti la critica e dici, vabbè mister, posizionamento in base a... Ma uno che ti viene a dire come a un professionista che è arrivato in Serie A, che è nazionale, come mettere le mani, o come su certi concetti che hai imparato da 6 anni in su, la trovo veramente folle. Cioè, io, guarda, non faccio nomi. Io vi dico una cosa, senza far nomi, no? Io conosco Sarri come allenatore, lo conosco da quando senza allenava. Senza fare i nomi adesso. È cognome, no, Sarri è cognome. Non i nomi dei giornalisti, non i nomi dei giornalisti. Ah, ok. Conosco Sarri che fa l'allenatore dal Sansovino, ok? E lui fa la linea, non marca, ma non marca vuol dire proprio che lui ti vieta di marcare. Cioè, se vede il suo difensore che guarda l'attaccante, si incazza come una bestia, ok? E ancora adesso che allena la Juve sento giornalisti importanti di buon figlio, che ne so, Cross è De Ligt, ha perso la marcatura, non marca, zio cane, lo devi sapere, la buon figlio non marca, non vuole, cosa dice, che ne so, De Ligt male stasera, ha perso la marcatura, non marca, lo sanno tutti che Sarri non marca, tu fai giornalista buon non figlio lo sanno. E purtroppo però è così, non lo sanno. Oh, e ti giocano molto, robe... Oh, senti questo aneddoto qua, c'era una partita tipo il sabato sera, ma un po' di anni fa, sempre credo su buon figlio rigore. Ok, mi ricordo che era Lazio contro non mi ricordo chi, rigore, parte quello che ti arrigo, fa gol, c'è buon figlio che commentava la partita e ha commentato, vabbè, però se il portiere si tuffava della parte giusta l'avrebbe parato. Brava, ottimo concetto, analisi perfetta. Seba, non ci avevi mai pensato, di la verità. Ma guarda, devo dire che con questo concetto ne avrei parati molto di più di sicuramente. Prova a darle torto, però. Comunque, lei è perfetta, analisi perfetta, ma ti rendi conto che tu sei dietro e senti una commentatrice, una conduttrice di un canale che dice questo e dici, vabbè, allora sai cos'è, non ascoltiamo neanche più perché... Sai cos'è, Seba? Io non ho mai ascoltato, Seba, ti dico la verità. Guarda. No, ma io quando giocavo non l'ho mai ascoltato. Ovviamente lo sai bene, Emi, sei in ritiro, c'è una bella partita, sì, magari ti metti e schiacci il canale e la guardi perché c'hai amici, colleghi. Attenzione, Seba, io se una sera si va a cena, andiamo a cena durante la settimana e c'è una partita o l'anticipo, magari scelgo anche il posto dove c'è la televisione, perché mentre siamo a cena magari le immagini le guardo, non è capito, che lo rifiuto. Era in quel modo lì, capito? Poi, però se mi chiudete in casa a guardare una partita, ti dico, guardo, sinceramente, anche se sono mezzo bresciano, che vivo a Brescia, guardo l'Atalanta perché mi piace vederla giocare. È bella, perché è bella. Se uno perché obiettivo, sai che l'Atalanta gioca bene, la guardi con piacere, sai che guardi una bella partita. Mi piace. Certo. E poi siccome più avanti che vado, Seba, e più che mi avvicino, ti dico la verità, voglio fare l'allenatore, vorrò fare l'allenatore, e quindi... Sono un paio d'anni che le partite me le guardo, ma le guardo con un altro occhio. Esattamente, bravo. Perché poi ne ho avuti tanti, ho vissuto 2-3 calci differenti fra Portogallo, Inghilterra e Italia. Sono passato da una generazione, la nostra, dove il portiere doveva tirarla il più lontano possibile, a giocarla dentro l'aria per forza, se no l'allenatore ti spara. Quindi ci sono tutta una serie di cose che sono cambiate. Emi, ma vedi delle cose in più o vedi le stesse cose ma diversamente? No, ci sono molte cose in più, ma cioè, quando siamo partiti noi, Seba compreso, ma veramente, ma chi cazzo c'ha mai... Io ho la fortuna che sono nato tecnicamente, parlo di coi piedi, dotato, ma non me l'ha mai insegnato nessuno. A me mi diceva di tirarla il più lontano possibile, come a Seba. A me, guarda, la differenza...
sai che io ho iniziato con Prandelli nel 99 nell'Elas Verona, e ti devo dire che vabbè, poi lo sai, avevo come allenatore Di Palma, che mi sono portato da lì quasi sempre ovunque, finché ho potuto. E Prandelli per questo è stato molto bravo, perché da subito lui ha detto che il portiere sarebbe diventato il primo attaccante. Quindi su quello con lui, poi fai conto, Prandelli l'ho avuto a Verona, l'ho avuto a Parma, l'ho avuto a Firenze, quindi questi concetti qua me li sono portato praticamente sì, quasi anche sempre. Io però non era esasperato come adesso. No, assolutamente, però Prandelli a me ovviamente dovevi, io mi ricordo a Pagliucone, che gli voglio un bene, un caro amico, ci sentiamo. Ma Pagliucone rimesso dal fondo non arrivava a metà campo. Ma perché Cristian Abbiati, che è un altro mio fratello, anche lui. Cioè, capisci? Ma perché era diverso all'epoca, non ti chiedevano questo, perché probabilmente non ti facevano lavorare su questo. E poi però, è evoluto, e come dici te, c'è stato un periodo in cui dicevano quasi quasi deve arrivare nell'altra area a rinviare. Sì. E poi da lì hanno iniziato a dire guarda, tira un po' meno lontano ma più preciso. E da lì in effetti è iniziato a crescere il ruolo dei portieri. In quello noi che in Italia siamo avanti dal punto di vista tecnico dei portieri, siamo sempre stati avanti, in quello siamo arrivati in ritardo rispetto a però scusa una cosa io... Vabbè, la prima avuto... per quello è la Spagna, ma la Spagna Germania paradossa... sì, ma la Spagna ti dicevano guarda, loro prendevano un portiere non perché era bravo, perché sapeva giocare coi piedi, sì, loro sì. Volevano un portiere che giocava coi piedi, e se era scarso era uguale. Sì, perché però questa... la differenza però... rispetto, no, rispetto io a prima so, guarda, per me, guarda, ti dico 2007 sono in trattativa col Barcellona, trattativa molto avanzata col Barcellona, all'ultimo momento ci ripensano perché per loro quello che avevano era più bravo di me con i piedi, ma noi dicevamo ma scusa, ma lui è 100 volte più bravo in porta, vabbè. Non importa, lui è meglio con i piedi, è quello che ci interessa, vabbè, grazie, arrivederci. No, dicevo degli allenatori prima, che io ho avuto, che vive molto amico, Roby De Zerbi, che è Albe, compro un telefono a 20 miglia, mi sa. Non... no, allora, raga. Noi ti sentiamo, Albi. Camilla? No, Camilla, di nuovo, no. È di nuovo, no. Adesso no. Stai usando la wifi? No? Sembra che stia parlando con Seba, tra l'altro, cioè sembra che sia andato a parlare. Scusate, ragazzi, lascia fare, che è andato il filippino, lo devo pagare, ti vedi, lo devo rincorrere per dargli i soldi adesso. il mondo è cambiato. Ma Nizza stanno bene. Veramente. Io c'ho la connessione di buon figlio per venire a mettermi la fibra, la team. Ecco. Facciamo un'altra marchetta. No, comunque, che c'è l'allenatore che ti spiega le cose, De Zerbi te le spiega, Vivio lo conosce bene, io l'ho avuto, ed è una roba che te le spiega le cose, è bello perché te le spiega. Invece ci sono gli allenatori che le vogliono fare perché va di moda e non ti spiegano le cose, e ti mettono in difficoltà nel fare le cose, è un disastro. Ma perché non le danno a spiegare o perché... No, perché siccome adesso c'è questa moda, moda per carità, è questa cosa che oggettivamente se la fai bene ti porta grosso guadagno, però il portiere deve fare la giocata più semplice possibile, perché gli altri si muovono bene, capito? E quindi al portiere è la scelta che fa la differenza, non la giocata, cioè non la precisione. Questo è il caffè, guarda quell'altro scemo. Te l'ho insegnata io sta roba, tra l'altro. No, ci ho avuto De Zerbi, ma massacrato, ma sfondato. Vabbè, l'ha presa sul personale. Ma ragazzi, no, ma secondo voi, cioè, può ancora cambiare il ruolo del portiere? O diciamo siamo arrivati al... Ma ti dico, l'evoluzione... Cambiare, più di Alberto, scusa, è salito, è andato a far gol. Sparare e far gol, cosa vuoi di più? No, l'evoluzione ci sarà sempre, però come diceva Seba prima, ci sono delle cose del portiere che fra 100 anni... Che sono quelle. Poi il portiere potrà essere sempre un po' più completo nel giocare con la squadra. Il problema è che poi si rischia di esagerare. Guarda quando hanno messo la regola che puoi giocare da dentro l'area col portiere. Giocano tutti dentro l'area, cioè puoi, non è obbligatorio. Non c'è una squadra che non la passa accanto al difensore, non è che è obbligatorio. Emi, ti faccio questa domanda, quindi perché è un argomento secondo me che è giusto parlarne 5 minuti. C'è stata un'evoluzione dagli anni 90 adesso, un'evoluzione per me enorme nel ruolo del portiere. Sì. Ma
adesso io penso che abbiamo raggiunto praticamente l'apice. In cosa il portiere potrebbe migliorare o crescere di più? Io vedo il portiere di oggi veramente completo e partecipe al gioco. Sì, no? Però Seba, ti dico una cosa, secondo me molto probabilmente li renderanno mediamente come portieri più scarsi. Ma sicuramente, perché ci sarà meno lavoro tecnico, ci sarà meno lavoro tecnico, utilizzeranno più la tattica. Cioè i grandi portieri in porta, come eri tu, anche se tu sapevi giocare anche abbastanza bene con i piedi, anzi per il periodo benissimo, no? Abbastanza bene. O Pagliuca, Angelo Peruzzi, non ci saranno più. Guarda che Gigi, se tu ricordi bene, cioè Gigi ha avuto un'evoluzione con i piedi. Gigi, che ritengo portiere più forte della storia del calcio. Io lo prendevo per il culo quando facevamo le sfide con i piedi. Cioè, lo prendevamo per il culo con quei piedi piatti che non... però, ancora adesso, che lui tecnicamente non è bravo, se deve fare un rinvio non lo fa bene, però ha imparato a giocare, ha imparato i tempi e tutto, capito? Sì, è un po' impacciato ancora nei piedi, forse. Vabbè, ma lui è impacciato perché ha quei piedi piatti e così e sembra sempre ciondolante. Beh, però possiamo dire che il portiere però deve parare, cioè... Vabbè, è una banalità, però sì, lo so, però tu ti vai a confrontare, come diceva Sebra, ti andrai sempre di più a confrontare con società e con allenatori che non lo mettono in primo piano. Che cazzo. Che da una certa parte può anche essere giusto, però si cerca di perdere quella, cioè si rischia di perdere quella che è la cosa importante. Oh, cazzo, hai parato, diciamo, gioca bene coi piedi, sì, ma se ogni volta che tirano piglia gol. No, infatti. Io Emi cioè io ti faccio questo esempio che penso sia emblematico anche te, Albi, che sicuramente, vabbè, è un nome che... Io se fossi un allenatore, a prescindere dalla bravura in porta, per me Neuer è molto estremo, perché lui va sempre al limite, va sempre a rischiare la giocata. Io, cioè, in panchina mi sembra un infarto. Seba, parliamoci chiaro, Neuer ci sono stati 2-3 anni che era devastante, ma se noi qua in Italia a giocare a Milan... Spondi. Avessimo fatto i danni che ha fatto lui là, perché ne ha cofatte, ci avrebbero crocifisso. Sì, assolutamente. In realtà che in Germania ti danno come in Inghilterra. Io sono stato in Inghilterra, Io in Inghilterra mi sembrava un sogno. Giocavo con Szczęsny, che è un portiere forte. Prendeva un gol, mezza cagata, mezzo errore, poi faceva sei parate e la scrivevano. Sei miracoli, un errore. In Italia sei morto. Una volta che hai fatto una papera, puoi anche parare 7 rigori, sei crocifisso. Sì, ma è giusto. Confermo, però, per il concetto di gioco... A me Neuer è troppo estremo, preferisco un portiere che va a rischiare di meno, però che mi dà garanzia che non vada. Seba, c'è una via di mezzo delle cose, per me il più forte in questo momento è Alisson, perché sa far tutto. Ma Alisson, i brasiliani con i piedi, sappiamo, e i sudamericani che hanno già una marcia in più, solo che lui è veramente anche bravo tecnicamente, quindi ovviamente... Secondo me Ederson lo è già meno. Ederson in porta, secondo me, qualche limite ce l'ha. Molto bravo con i piedi, ma in porta, secondo me, qualche limite ce l'ha. È più bravo Alisson. Quello per, sì. Confermo... Cioè, sono gusti, ma ti confermo... Per me, io quando mi hanno chiesto, l'altro giorno ho fatto intervista, mi hanno chiesto chi è il portiere più forte al mondo in questo momento, io ho detto, secondo me, Alisson. Io, guarda, ho fatto il trio, il mio trio in questo momento, Oblak, Alisson, Oblak. Lo sai cosa ho risposto io? In porta Oblak, in generale Alisson. In porta Oblak è il più bravo di tutti. Però secondo me il fatto che ha giocato sempre in Atletico Madrid, che fa un calcio un po' diverso, lo ha limitato. Cioè, nel senso, non so se Oblak domani va al mal com'è a fare quella roba lì, perché non lo si vede mai. Sicuramente. Ma, ragazzi, voi che siete stati tre portieri, visto che dite il portiere più bravo della storia, il portiere più bravo per me, su quali parametri lo dite? Io ho sempre tenuto il parametro che, perché dico che Gigi è il più bravo di tutti? Perché è quello che ha tenuto il livello più alto per più anni. Cioè, noi abbiamo paragonato Buffon a Frey, Buffon a Dida, Buffon a Peruzzi, Buffon a Andanovic, Buffon a Dida, Buffon a Neuer, e lui c'è sempre stato in questo periodo. Poi dopo è ovvio che è soggettivo, cioè c'è la guerra fra Maradona, Messi, Ronaldo e tutto quello che vuoi. Per me è il più bravo perché lui c'è sempre stato in questo periodo. Quindi per una questione di costanza? Sì, no, costanza di rendimento, costanza ad alto livello. Di costanza Gigi ha anche il merito, la fortuna, il merito, la bravura di essere stato in una squadra come la Juve che ha vinto non so quanto scudetto, quindi quello comunque lui ha sempre giocato per vincere, nella Juve non ha mai giocato per retrocedere. Oltretutto per noi è una questione di opportunità. Ti faccio un esempio: Frey alla Fiorentina meritava in quel periodo per le prestazioni di giocare nella Juve o nel Milan,
ma se alla Juve c'è Buffon e al Milan c'è Dida, tu rimani alla Fiorentina. Puoi essere bravo quanto vuoi, a differenza di un attaccante dove si trova uno slot, per il portiere non c'è. Quindi se non c'è, o hai l'opportunità di buttarti dentro, o se no ti fai una carriera che magari non giochi lì, perché, che cazzo, c'è lui. Gli sarà capitato a lui magari che lo voleva, faccio un nome a caso, il Milan ti dicevano ti avrei preso volentieri, però c'ho Dida, dove lo metto? Cioè, capisci che intendo? Ma infatti, cioè, per chi poi va a fare il secondo, il terzo portiere rispetto a un giocatore di movimento, tu inizio stagione sai già che stagione farai, magari il giocatore quella, di movimento secondo me è una scelta. Io per esempio non sono d'accordo su chi mette in competizione i portieri, per me c'è un primo, no, io uguale, è una cosa che veramente perlomeno ovviamente nelle grandi squadre dove c'hai i top portieri a livello mondiale la gerarchia è già fatta, tu arrivi sai che sei secondo o terzo perché c'è un mostro sacro davanti, però ci sono delle che dicono prendiamo due primi, ma una cagata, psicologicamente distruggi tutti e due e non dai tranquillità né a uno né all'altro e di conseguenza neanche alla squadra. Quindi l'alternanza, anche secondo me l'alternanza dei portieri va proprio in campionato, perché poi magari sbagliata. C'è quello che fa le coppe, è lascia stare l'alternanza come fa la Juve, è un'altra roba, perché ci sono due portieri forti e ogni tanto una partita fa giocare l'altro, ma non è un'alternanza tecnica, c'è un primo e un secondo. Sì, ma questo è quello a Napoli, che a Napoli ha fatto casino Napoli con, diciamo, con gli applausi, con i giusti meriti, con ogni tanto a Gigi adesso, che Gigi per me adesso non ce la fa più, ma è già un paio d'anni che non ce la fa più, però ha così tanto rispetto che finché Gigi continua gli devono dare un contentino per il rispetto di quello che ha fatto. Però per me il portiere titolare in questo momento è Szczęsny, stanno puntando su di lui, ma meritatamente. Guarda, ti dico Seba, l'unica squadra che ha fatto alternanza, e infatti è un fatto casino, è stata Napoli, è un fatto casino. Ma infatti, cioè, Napoli anni fa, lo sai Emi, prima della tua generazione, ti ricordi quello che dicevano? In Italia non ci sono più portieri, Gigi, poi dopo Gigi sarà un vuoto pazzesco. Per fortuna poi è arrivata un'altra generazione che abbiamo rivisto in Italia una luce, dicendo che se Gigi gli succede qualcosa, decide di smettere, se ne va c'è qualcuno dietro. Ma anche adesso come stanno trattando in Italia Merretti? Che Merretti ha un potenziale enorme. Secondo me è un fenomeno, secondo me è fortissimo. Ma cazzo, ma fortissimo. Fatelo giocare. Allora, per me Merretti deve giocare nell'Alpoli, deve aver continuato a per vedere se veramente il potenziale che ha vale la pena investire su un portiere così, che per me lo vale. Gattuso arriva in un Napoli che esplose una bomba, è arrivato che si è preso tanta di quella cacca, ovviamente arriva sconfitte su sconfitte, lui si è trovato in difficoltà, ha cercato dei punti fermi, lui voleva perlomeno dietro ripartire con garanzia perché c'era un clima a Napoli, ogni pallone bruciava, dice metto uno, un ragazzo giovane in questo momento lo metto in difficoltà, quindi lui ha detto metto questo qua d'esperienza o Spina dietro che riparti tranquillo, non gli frega niente, e sicuramente gli ha fatto del bene, però parlo a livello individuale, per me Merretta adesso deve giocare, deve avere la possibilità, sì, di è che se va molto spesso gli errori sono a livello anche di progettazione, perché... sì, ma pienamente d'accordo con te. Io ti dico una cosa, quest'anno dovevo andare alla Fiorentina, no? All'inizio dell'anno, e Pradè anche in conferenza stampa ha detto volevo riprendere Viviano, però puntavamo su Dragoschi, avevo paura un po' alla piazza, sai Seba, io sono di lì e robe varie. Certo. Però dipende sempre come ti approcci te, perché se io ti dico vengo a far secondo, venga a far secondo, se no piuttosto ti dico che non vengo, e poteva anche questa cosa essere un aiuto per Dragoschi. Lo stesso vale per Meretto Ospina, non so Ospina come, se vuole giocare, se vuole. Se tu c'hai Ospina che ha fatto due mondiali e che dà una mano a Meret, può essere solo una fonte d'aiuto. Amy, se gli rompe il cazzo è un problema. Emi, dall'Inter arrivo a Parma, ti ricordi che era il mio secondo? Chi era Nista? Taffarel. Ah, minchia. Campione del mondo, ha vinto tutto. T'ha aiutato? Ma non, tu non hai idea, con un'umiltà. Vedi. Mi ha fatto lavorare bene. Mi ha aiutato psicologicamente, è stato al suo posto, cioè, lì veramente dici guarda un applausi, perché è un vero campione che ha capito qual era il suo ruolo e in nessun momento ha sgarrato. Seba, ma per dirti, senza sempre far nomi, c'è stata una squadra che mi ha cercato per far secondo, io gli ho detto al direttore no, non ci vengo perché non sarei coerente con me stesso, perché se vengo lì voglio giocare, perché il portiere certo. Tizio lo ritengo più scarso di me, certo, però certo. Se vengo a Firenze, tu lo sai quanto voglio bene a Fiorentina io, se Dragoschi para tutte le partite il migliore in campo, figa, me lo porto pure a dormire con me io, Emi, ma tu sei svincolato, cioè hai preso i guanti al chiodo o...
Cioè, se ti dovessero mai chiedere di giocare, torni o hai appeso i guanti al chiodo? No, che appeso, ma... Ah, no, niente. Ma vedi che gente gioca, ma che si fa? Sì, però lascia spazio ai giovani, oh. Brillo, finché giochi te posso giocare anche adesso vestito così. intanto qua ragazzi, cioè, chi ha fatto più gol di tutti in Serie A è Alberto. Quindi... Sì, ma il problema è che io faccio un altro ruolo, faccio il portiere. Vabbè, oh, ma intanto sta soddisfazione. No, ma la realtà dei fatti è che Brigno Rosi è un bastardo, mi manda i video di quando calcia sul terzino, perché mi dice calcio quasi come te, e io dico non hai capito un cazzo, sei inguardabile, sto storto. Ma tu Emi hai fatto da insegnante a Brignoli quando... Sì, un po' sì, ma che fa insegnante, ma che vuoi faccio insegnante? Io non mi alleno, raga, ma veramente, ma non credi, non ce la faccio, cioè io non mi piace, Seba diceva che gli piaceva, ma non mi piace. Ma l'allenamento piace, è bello, ma è... A me non mi piace, bello. A me piace le partite. Comunque il discorso di Emi è che io mi ero imputtanito perché lui dice che io mi mettevo lì a calciare e lui pure, e dicevo ma è questione di coordinazione, no? Non è possibile. Cioè non è fisicamente impossibile che faccia determinate cose. Allora mi sono arrabbiato un giorno, mi sono messo lì e sono stato a guardarlo tutto l'allenamento per capire come appoggiava il piede, come faceva, perché la palla partiva più tesa, no? E allora ho provato a farlo, rifarlo e adesso non esce benissimo, però ho imparato. Ma per un portiere è più difficile l'A o la B come campionato? O, no, o magari è semplicemente... No, sono due sport diversi, eh. Sì, eh? Guarda, sì, non l'ho detto io, l'ha risposto lui. Io posso dirti così perché del portiere poi ci sono... No, ma se è passato tanto. Io ho fatto la Serie B con la Juve, col Napoli, col Genoa, col Bologna. Giocava della gente che giocava nazionale in B. Io mi sono accorto, io poi l'ho fatta tanti anni la B e la sto facendo e anche rispetto all'inizio, cioè... Quando ho cominciato io ogni squadra aveva un prestito, due prestiti, due o tre ragazzi che lanciava e che mandava, cioè il Crotone aveva Bernardeschi, aveva Cataldi, a me dalla Ternana mi hanno venduto la Juventus, dalla Ternana che era una squadra che doveva salvarsi, cioè giocatori, ogni squadra aveva dei giocatori che poi giocavano in Serie A, cioè Merete l'anno che io ho fatto la B a Perugia che abbiamo perso la finale. Sì, vabbè, la Brigno, ma c'era, ma io giocavo... c'era Merete in porta. Ma io giocavo a Brescia, Caracciolo, guadagnavo 1 milione di euro in Serie B, cioè capisci la differenza? Adesso queste cifre sono... Adesso queste cifre in B guadagna 1 milione solo Giaccherini perché ha il contratto vecchio, per farti capire. Ma a parte quello, ti dicevo che sono due sport diversi, ma sono due sport diversi anche perché, a parte la qualità, la velocità, cioè cambia tantissimo la velocità di esecuzione. Cioè, per farti capire, in Serie B spostano la palla e calciano. In Serie A, quando tu hai spostato la palla e tu dici calcia... faceva gol, ma ragazzi, ma voi sapete quanti insulti ho dato a Cassano quando mi fermavo a calciare? C'era Antonio e tirava delle scoreggine e io dicevo, ma come fa a farmi gol che ha tirato a due allora? Perché mi prendeva il tempo dopo una settimana, due settimane? No, non so se c'era, ed era, c'era l'anno di video, Vivio entrava giustamente, io mi fermavo a fare i tiri in porta alla fine, no? c'era, ed era, Cassano, Muriel, Correa. Tutti i tiratori scarsi. Quagliarella. Io dicevo, Fabio, Quagliarella, no? E paravo con gli altri. Cioè con gli altri paravo, non sempre, ma paravo. Con Antonio dicevo, ma com'è possibile, com'è possibile? Poi mi rispondevo, hai giocato nel Real Madrid. Faceva un po' sta cosa qui. Però è proprio questione di tempi. Se voi vedete dei gol in Serie A, che tu dici, come mai non l'ha presa? Non l'ha presa perché è una questione di spazio e tempo. In Serie B spostano, calciano. In Serie A, metà della Serie A sposta e calcia veloce, metà della Serie A quando dici adesso sposta e tira, la palla è già partita. Quello che dici di Cassano te la confermo. Cassano, stiamo parlando di Cassano è un fuori classe, ovviamente assoluto, è un fuori classe. Vabbè, io raga, rispetto a loro due ovviamente faccio una, cioè veramente io parlo di queste cose ma faccio un altro no sport, no ma guarda quello che dici di Cassano ti confermo. A Cassano per esempio, quando facevi l'uno contro uno contro di lui che arrivava davanti, lui non è che ti scartava, tirava una punta del cazzo, ma ti prendeva sul tempo, sempre, e faceva sempre gol. Sempre questi gol. Sono i campioni. Ma anche Seba, che a te te ne ha fatti diversi, perché me lo ricordo che me lo diceva Fabrizio Miccoli. Fabrizio arrivava davanti e faceva lo scavino. O lo scavino, o comunque il tempo che muoveva e tirava, che non facevi, cioè con quei cazzo di... Cioè, tu mettevi il piede in avanti, ti prendeva sul tempo. No, ma questi sono grandi giocatori, sono grandi attaccanti che hanno l'istinto del Totò gol. Totò di Natale. Ma lì dite che è una questione di baricentro basso, quelle cose che si sentono sempre, oppure guarda, anche uno con un altro fisico può avere quella velocità di esecuzione? C'hanno un cervello che gli va a 2000, cioè lascia stare le persone. Io a Cassano gli dicevo sempre, tu sei un caso da studiare.
cioè non capisci un cazzo, fai un casino della Madonna, ma calcisticamente sei un genio. Cioè vedeva passaggi, spazi dove non esistevano. Sempre, cioè, sotto le gambe la faceva passare. È tutto un processo che allora gli viene in automatico. Ma sai, Emi, quando facevo l'università avevo studiato che in realtà ci sono 7 tipi di intelligenza. Cioè nel senso, quello che sa contare le carte ha un tipo di intelligenza che gli altri esseri umani non hanno. Allo stesso modo gli sportivi hanno questo tipo di intelligenza che riescono a capire come si muovono le cose nello spazio. Ma anche, riescono, guarda, anche per noi stessi, io penso che Seba te lo potrà confermare, a me mi è capitato, mi capitava spesso, di fare una parata in partita, no? Ok, un bel tiro, parata, dicevo parata, poi arrivavo a casa, la vedevo, e come la vedevo in televisione, per me era 3 volte più veloce di come l'avevo vista. Mi segui? Dico, cazzo, ho fatto una bella parata, ma me ne accorgevo dopo, mi sembrava più lenta a me. E questo succede ai calciatori, eh. Uno come Cassano, come Messi, come Miccoli, in una frazione di secondo fa cose che tu non fai neanche in tempo a pensare. E sì, c'è il talento, ma è qui qualcosa che lavora. Cioè, Pirlo, Seba, te lo ricordi Pirlo? Pirlo gli davi la palla girato di spalle con 4 addosso, sapeva perfettamente dove erano tutte e 4 e dove era il suo compagno di squadra. Come cazzo fu? È uscito, no, un po' di Barelli. Con Liverani, te lo ricordi? Hai giocato con Liverani, Seba, no? No, non ci sento Seba. Più, no? La parte più bella. Prova a uscire e rientrare, Seba. Prova con questa connessione. Seba. Senti adesso, Seba. Quanta fica ci avrei con i capelli, quanta fica ci avrei. Io gliel'ho cantata un sacco di volte questa. Ma alla fine era una cosa vera, cioè è solo una leggenda. Cosa, che aveva la fica per i capelli? Cioè che prendeva un sacco di figa con i capelli di Frey. Quello devi chiedere a lui, credo fosse sposato, non so se si può dire. Sì, forse è un bene che non gli vada la connessione in questo momento. No, volevo mandargli volevo mandare la foto a Vince, ma pensa che io sono stato espulso con Sicignano. Mamma mia. Io e Sicignano espulsi, un Brescia Frosinone. Ma perché vi siete menati? No, siamo andati a dividere e hanno espulso noi due, incredibile. Siete andati a dividere una rissa e hanno espulso noi Sicignano. Come a scuola, che la prof becca sempre che non c'entra un cazzo. Comunque, dicevo, Liverani teneva sempre il sinistro e stava di spalle così, e il terzino destro raccontava De Silvestri quando stava prima della Lazio, che partiva, e De Silvestri diceva, lui non mi guardava mai, quindi a un certo punto io mi fermavo e passava la palla e lui faceva non la chiama, e poi con la F, t'ho già visto, che Fabio Liverani parla così, pensa questo, quando l'arbitro l'ha chiamato 21, ma ha chiamato 21 questo, cioè, 21 mi chiama, risultuoso. Ma facciamo ridare risate di Liverani, sì, ma no, guarda, delle risate con Fabietto. No, quando perdeva le partitelle era finito. Poi, oh. E poi ovviamente c'era Lupatelli dietro che lo caricava di più, era finito. Vabbè, Lupo è in assoluto non il portiere, ma neanche il calciatore, ma la persona più simpatica che ho conosciuto nella mia vita. Lupo è l'uomo spogliatoio. Lupo, ragazzi, io potrei scrivere un libro solo su Lupatelli. Voi ve la ricordate quando gli hanno fatto il rinnovo, che è uscito con tutti i compagni, che diceva della che volevano farlo lasciare della grossa società svedese, che l'IKEA. Del Nord Europa e gli ha rinnovato un altro anno. Ma come ha fatto ad avere la 10 un anno? Io l'ha pagato no. Ma davvero? Sì, l'ha pagato, hanno fatto un'asta e si è preso il comprato. Allora, cosa vuol dire? Praticamente in alcune squadre funzionava che per scegliere i numeri si mettevano i soldi, capito? E poi li dà in beneficenza. Vabbè, cioè, Albe, è che praticamente questa cosa qua poi è andata a tutti in beneficenza, capito? Okay. Sì. E perché per quello che lui ha sparato i milioni di lire all'epoca, perché alla fine era per un'associazione benefica, cioè, per un ospedale. Quando li potevamo scegliere, perché in B adesso non li puoi neanche più scegliere. Quando li puoi scegliere spesso si fa così, ti metti la sera in ritiro, scegli i numeri, chi vuole lo stesso numero fa l'asta, tipo asta del fantacalcio. Mi ricordo che quando all'Inter avevo chiesto il 4 io. No, ma tu avevi un numero strano qualche volta, Emi. Il 2.
Il 2, vero? Il 2, infatti. Quanto l'hai pagato, Emiliano? L'hanno lasciato e fatto l'asta per il 2. Era libero, ho preso il 2. Era libero, ha preso il 2, mi ricordo. L'anno della Samp. L'uno ce l'ha fatta a costa. Beh, ma mi ricordo anche chi era De Guzman con l'uno. C'ho la maglietta, ce l'ho. Eh beh, un pezzo da collezione quello diventa poi. Sì, ma ragazzi, mitico Zamorano? Uno più uno. Perché il 9 ce l'aveva Ronnie, credo, ce l'aveva Iurino, mi ricordo, e lui voleva Ronaldo. Ce l'aveva Ronnie e quindi si è fatto fare il 18 e prima di ogni partita al magazzino gli stampava il più. Che bello! Cioè, comunque ci stava, comunque Zamorano che comunque voleva il 9 al posto di Ronaldo, secondo me ci poteva stare. Ma Zamorano era forte, però. Minchia, Zamorano era veramente Zamorano forte. Me lo ricordo poco, ero piccolo. Che cazzo ti ricordi? Ma sai che anche a noi ogni tanto ci fanno degli esempi di giocatori che ovviamente noi conosciamo perché li abbiamo visti, ma nelle repliche non li abbiamo visti giocare dal vivo, e hai un po' meno la percezione magari di chi invece ha visto giocare dal vivo. Cazzo, lui ha delle emozioni legate a quel gol. Ti rendi conto che tanti bambini di adesso non sanno chi è Ronaldo? Sanno solo quello della Juve. Soprattutto Seba non sanno chi è stato. Io la prima partita che ho visto Ronaldo era 97, sono rimasto scioccato. Andava tre volte gli altri, zio cane. Una roba. Mi sembra finì 2-2 con doppietta di Batistuta e doppietta di Ronaldo, una roba del genere. Niente, freschi. Io ho abbandonato le cuffie e basta perché. Giusto così. Giusto così. Ci hai provato, sempre. Comunque di Ronaldo è pazzesco, io stavo seguendo ovviamente le dirette di Bobo e tutte queste robe qua, chiunque, ma tutti quanti quando gli dicono chi è il più forte che hai visto, con cui hai giocato, Ronaldo. Tutti, pazzesco. Cioè... Chi l'ha conosciuto, chi ha giocato insieme contro, cioè io mi sono anche allenato con lui, veramente ti dico, lui era qualcosa a parte. Ma lo sai perché soprattutto? Perché è stato il primo ad andare a quelle velocità quando quelle velocità non c'erano. Sì, perché lui ha rivoluzionato nel suo ruolo il calcio mondiale, perché quello che ha fatto lui all'epoca, adesso Messi le fa, Cristiano Ronaldo le fa, ma all'epoca nessuno le faceva, era l'unico a poter fare questa cosa qua. E quindi per quello che era nel suo ruolo era veramente qualcosa di speciale. E poi vi dico che Cristiano Ronaldo con tanto di cappello, perché... veramente più che tanto di cappello, però non so, Ronaldo aveva quella magia, ma non è una questione tecnica, è una questione proprio di aura che lo circonda, no? Un carisma diverso, sì. Ronaldo è una figura diventata un'azienda adesso, perché lui è ossessionato dalla vittoria, quello credo che sia, cioè ha deciso di fare tutto per rendere al massimo perfettamente, invece Ronaldo il fenomeno lasciava qualche cosa anche solo allo spettacolo, capito? Era più casareccio forse, sì. Era un po' più... Sì. Ma sai cos'è? Probabilmente il calcio all'epoca, come ho detto, come continuo a dire, mi piace, era più romantico. Sì. Era... Vabbè, c'era molta più qualità a Seba, cazzo, ma la Serie A aveva tre o quattro giocatori pazzeschi per squadra. Lui ha parlato di Morfeo e poi da un'altra parte c'era Miccoli, da quell'altra parte c'era Di Natale, poi c'era Montella e poi c'era Chiesa e poi c'era, che cazzo ne so, O'Neill che giocava nel Cagliari, poi c'era... Tutti giocatori veramente forti. Ti rendi conto che negli anni 90, per dire, Giorgio Aggi, che nel suo ruolo anche lui una legge, giocava a Brescia, per farti capire, c'erano dei giocatori che tutta la gente se ne ricorda tutta la vita, e giocavano delle squadre di metà classifica. La Fiorentina aveva battistuto a Rui Costa del Mundo. Cioè, capisci? Talmente il livello era alto in Serie A che un campione veniva a giocare anche per la metà classifica. Perché era io di questa cosa... Me la ricordo con la nazionale, che dicevi, ma come fa questo in nazionale, che magari tipo, non lo so, c'era Vieri, Inzaghi, di quando ero piccolo, Vieri, Inzaghi, e magari convocavano Doni dell'Atalanta, che era forte, no? Oppure dicevi, ma Doni, perché in nazionale Doni? Adesso invece fai 2-3 partite in Serie A e sei già convocato in nazionale. È diverso. Guarda, cioè, il primo esempio clamoroso che ho avuto io è stato Zalaceta, che per anni Zalaceta lo vedevo lì alla Juve a fare la quarta punta. E dentro di me dicevo, no, guarda quel miracolato, però dicevo, minchia, questo ha giocato tutta la vita alla Juve, a fare un cazzo, cioè, ci ho giocato insieme a Bologna, Zalaceta se voleva era un mostro, te lo giuro. Non c'aveva tanta voglia, ma quando voleva, inanticipabile, non perdeva mai un pallone, un fenomeno incredibile. Tu, tutte e due, loro sono stati in nazionale, quante partite avete fatto prima di arrivare in nazionale? No, vabbè, io ci ho messo tre anni in Serie B prima di arrivare in Serie A, ma fatti con l'Europeo Under 21, Olimpiadi. Adesso sono percorsi diversi, perché uno... Vabbè, ma è cambiato un po' tutto, perché comunque anche il fatto mediatico, dei social network... delle Bravo, volevo dirti questa cosa, Emi, cioè il fatto che oggi ci sia questa...
ci siano questi social network e tutto. Mi viene in mente, vabbè, le varie convocazioni strane, banalmente anche la convocazione di Zaniolo, no? Che Mancini stravedeva per Zaniolo, ma se non sbaglio è stato convocato, era stato convocato senza fare mezza partita. È tutto più esaltato, prima poi c'era tutti più gruppi, e non so come dirti, c'era più la spogliatoio duro, quindi era difficile anche approcciarsi. Io ti dico, penso che anche la, magari Seba mi può aiutare in questo, la generazione vecchia dei giocatori incideva anche su chi convocava in nazionale. Ma sai cos'è? Sai cos'è? Che prima la nazionale comunque era, come dice Emiliano, era una questione dove dovevi essere veramente essere bravo sul campo, dimostrare, e poi ovviamente essere anche carismatico per entrare in una, a rappresentare il tuo paese. Adesso, per essere in nazionale, come ha detto Alberto, sì, bravi, se arrivi in Serie A sei comunque bravo, però dietro c'è il procuratore che spinge, che conosce, perché magari la società, il trasferimento, c'è il media che ti sta più simpatico, quindi ti scrive la parola in più per far questo. Sì, sì, è vero. Anche la società, Seba, le società importanti che spingono, perché se tu esplodi in una società come Juve, Inter, hanno potere di spingerti verso la nazionale. Questa la tagliamo, Emi. No, 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 ma non è che ti spingono nel senso che la società chiama la federazione e ti convoca il giocatore, no? È semplicemente proprio l'imponenza della sì, società, sì, capito? L'impatto del... Cioè, il fatto che Esposito fa 3 partite nell'Inter, che Esposito sarà, spero, un grandissimo giocatore, però sono esaltate in una maniera incredibile le 3 partite fatte all'Inter, capito? Sì, sì, sì. Già quando pensi in uno spogliatoio... Cioè, noi all'epoca ti ricordi, perché tu mi adesso facciamoci 2 risate su quello che dici te, dopo la partita magari andavi a fumarti una sigaretta con 4-5 compagni, giusto? Ma era comunque un momento di scambio dopo la partita, giusto? Tu li vedi rientrare nella partita adesso? Arrivano, pum, telefono, guardano Instagram, guardano quello, guardano i commenti sulla sua presenza, cioè non c'hai neanche tempo di avere un confronto. Se papà, io li distruggo. Io quello lo faccio sempre. Io li distruggo. Cioè, capisci? C'è un confronto col il mondo virtuale, non interessa avere dopo la partita quell'emozione di essere contento, incazzato con i tuoi compagni, magari anche fare a botte nello spogliatoio per aver rosicato di aver perso, sempre nei limiti ovviamente. Rientro nello spogliatoio, è cambiato, sì. Cioè, ognuno deve essere chiuso, magari deve mettere una stanzina chiusa, come avevano idealizzato per le spiagge, per il coronavirus, ognuno nel suo sì, ma è vero, nessuno parla ma è così. Nessuno, col telefono, questo per me è uno spogliatoio, non deve esistere. Seba, ma è il problema verso il quale va un po' il calcio nostro, un po' anche perché è più Seba, anche una questione nostra italiana, poi magari io in Francia non lo conosco, non lo so. È uguale ovunque, Emi, te lo dico, è uguale ovunque. No. E te lo possono dire loro, perché comunque calciatori brutti... Io penso che tante immagini, che ovviamente sono immagini da quello che riguarda dall'altra parte del social, del blogger in generale, sono immagini veramente che fanno piacere a pubblicare un giocatore che magari è nello spogliatoio, è capito? Ma dal no, punto di vista del calciatore, stavo dicendo un'altra cosa. Non è bello. Stiamo dicendo che in Italia, nella nostra generazione, eravamo più abituati a, che ne so, andiamo a cena insieme durante la settimana, facciamo una riunione per parlare di quello che è successo, ci conoscevamo tutti con le mogli, cioè non succede più. Io ho avuto compagni di squadra che non sanno nemmeno se il suo compagno di squadra ha una moglie o dei figli. Cioè, Emi, adesso hai visto quando fanno le cene di squadra e cosa fanno? L'unica cosa che fanno, magari non si parlano tutta la sera, fanno il selfie di squadra, pubblicano, siamo scritto squadra. Cena di squadra. Però, raga, scusate, non credete che sia... una metamorfosi della società, al di là ma è sbagliato. No, è certo, però so che è una metamorfosi della società, ma è sbagliato vincolarla solo al calcio, questa cosa fa male al calcio. Daniele, quando si usano quelle parole, luoghi comuni, grande gruppo, senatori, cioè le grandi squadre, la Juve, il Milan, sono andate avanti così, sono andate avanti con i Gattuso, i Pirlo, i Maldini, che si diceva al Milan questo è come si fa, è come ci si comporta, è come bisogna andare, è qual è il gruppo, qual è il comportamento.
quando questo finisce e c'è una accozzaglia di gente, o sono dei fenomeni o se no diventa un disastro, un disastro. Beh, ma l'hanno pagata, alcune società questa cosa l'hanno pagata, il Milan l'ha pagata tutta. Ma gli stessi errori però. Perché probabilmente deve ancora crearsi quella generazione di nuovi senatori, quelli che saranno i campioni del domani. Ma tu, quando vai a fare la squadra, tu direttore sportivo, devi avere la competenza di prendere il giocatore per le qualità e anche per le qualità umane. Cioè, devi essere tu a mettere quei 4-5 personaggi o persone che hanno anche l'altra cosa. Poi ma non tutti hanno lo stesso carattere. Fede, quello che ti voglio dire, riprendo Emi per quello che ha detto perché è giusto. I senatori comunque si creano nel tempo, ma finché tu non hai questi senatori, la società deve essere forte per trasmetterti questo messaggio. Tu hai visto, no, ti faccio l'esempio, lo sai perché sicuramente l'avete ripreso, Dele Alli, che è un giocatore molto attivo sui social, ha sbagliato con un Snapchat, hai visto? Abbiamo fatto il post. Hai fatto un post del cazzo, la società l'ha multato, è stato sospeso dalla federazione, hai capito? Ma perché lì è una società forte? Perché con tutte le cagate che i giocatori mettono, diciamo in Italia, ma anche in Francia, perché vedo, non so se vi ricordate Sergio Rie. Sì. Che sono uscite col Paris Saint-Germain, una discussione che ha sputtanato Laurent Blanc, il suo allenatore, ma con tranquillità, davanti a una sciscia. Queste sono cose, la società deve avere un regolamento interno, questo non te le possono concedere, cioè, hai capito? Ma come fai a gestirlo? Ma non lo devi gestire, lo devi non permettere, cioè lo fa, Albi gestire. Albi e GC, i social di oggi, se vuoi essere un personaggio famoso devi essere un personaggio pubblico e i social positivo. Deve essere aperto. Tutto il mondo lo vede. Sì. Tu scrivi una cagata, però dopo 2 secondi è ripreso dal mondo. Lo vedono tutto. E figurati le società, voi che non lo vengano a sapere. Sì, no, ma le società hanno delle persone, tu certo. Questo magari lo sai bene, che ci sono delle persone che controllano tutti i profili, che controllano i profili di compagni e compagni, ma certo, mariti, mogli. Ma, certo, ma quindi, è giusto che sia così, perché è un sanno business. Benissimo per filo e per segno quello che succede a noi, per esempio, spesso quando le cose non andavano bene, ci hanno vietato proprio completamente l'uso di determinati social network, ce l'hanno vietato. Però prima era più semplice, Seba, perché, perdonami tu, almeno io adesso quando mi chiamano per fare, io sono Alberto Brignoli dell'Empoli in Serie B, mi chiama un giornalista, chiamano l'addetto stampa, giusto? Chiamano l'addetto stampa dà l'autorizzazione, fai un'intervista cartacea, fai un'intervista. Il valore che faccio io a questa cosa ha un valore. Ma se la stessa cosa poi un giocatore che per fare un'intervista su un giornale deve passare dall'addetto stampa, da tutti i passaggi, e poi fa un post e dice le cagate, voglio dire, annulli la figura, no? Prima per fare un'intervista, se non c'avevi l'addetto stampa, la cosa non era autorizzata, giusto? Giusto. Quindi non potevo uscire a niente, era molto più facile. Adesso come fai a gestirla? Cioè, in questa quarantena, quante persone hanno fatto? Io dirette? Credo che dal momento che sei in una società, sei un tesserato, ti faccio questo paragone, vediamo se... Ma molto semplice, tu ti ricordi dopo le partite anni fa, tu andavi in sala stampa, dovevi essere vestito con la divisa ufficiale della società. Sì, okay? Sì. Ovviamente se io me ne sbattevo le palle, andavo con la mia t-shirt. C'era la multa. Venivo multato, perché certo. In quel momento io rappresento la mia società, sì, giusto? Sì. I social adesso, siccome è tutto amplificato, per me è la stessa cosa. Tu all'inizio stagione con la società c'è un regolamento interno, con i social sì. La vita privata è un conto, per quello che riguarda lo sport la società sì. Deve avere il diritto di dirti è giusto, è sbagliato e multarti. Io sono stra d'accordo con te. Però per esempio, ti faccio un esempio, a me alla Sampdoria capitava, soprattutto alla fine, capitava che dopo la partita veniva l'addetto stampa, mi diceva, cazzo Vivio, non vuole parlare nessuno. E io gli facevo, chi deve parlare? Mi faceva Correa. Tu, devi andare a fare intervista, ma devi andare a fare intervista perché? Perché è così, punto. Basta, stop. Sì. Punto, devi andare a fare intervista. È un altro lavoro, in sostanza. Non è un altro lavoro, è perché, come dicevamo prima, alla Juve, al Milan e robe varie, se la società è forte, di conseguenza c'ha lo zoccolo duro, di conseguenza Correa, quando glielo chiedono, non dice di no. Ci va perché sa che se non gli fanno un culo così, i compagni... La società prima e i compagni poi. Ma è la società che deve farti il culo in questo senso. Ovviamente un leader nello spogliatoio, un giocatore di esperienza ti dice... Sì, ma se la società non ti appoggia... Fai fatica, perdi credibilità nei tuoi compagni. Guarda, è un po' quello che succede al Milan adesso, scusa. Esatto. Cioè, quando vedo dichiarazioni di Ibra,
oggi ha risposto il presidente che l'ha devastato, cioè lì capisci che all'interno di una delle più grandi società al mondo, che è stato il Milan, ovviamente c'è una confusione pazzesca. E queste cose qua, sì, sì, all'epoca Berlusconi, all'epoca Maldini, come hai detto, Seedorf, questa generazione qua, queste cose qua non uscivano mai. L'unica società che è rimasta in questo modo è la Juventus. Ma perché la Juventus ha capito tutto, la Juventus non è un club, la Juventus è un'azienda che sta sulle palle, che sta simpatica. La Juventus è un'azienda, la Juventus entri nel pacchetto. Quanti, se non voglio far nomi, perché, ma quanti giocatori, quanti fenomeni la Juve ha mandato via perché a livello di immagine non rientravano nel coso, perché hanno sbagliato fuori. Come è giusto che sia. E lo sapete perché sono venute fuori le cose, le avete pubblicate, quindi anche se non faccio i nomi sapete di chi voglio parlare. Ma giocatori che tuttora giocano in una squadra delle più grandi squadre del mondo. Vabbè, se fai così ci manca solo il nome alla fine. Capito? No, ma io te lo dico, guarda, ma deve essere così perché non, Vidal alla Juve era un giocatore chiave, fondamentale, Vidal è un giocatore fenomenale, è uno dei giocatori più utili in una squadra. Beh, chi non lo vorrebbe? Capito? Solo che fuori dal calcio sono successe delle cose che probabilmente alla Juve, per l'immagine della Juve, non andava bene, l'hanno fatta andare via. E adesso al Barcellona, perché le sue qualità in campo ce li ha, ma per l'etica, e io sono d'accordo con un'azienda la Juve, c'è un'impronta e deve essere un onore giocare nella Juve, tu rientri in quell'impronta, allora va bene, non rientri in quell'impronta, vai via. Ma, sì, secondo te ci sono dei giocatori che magari dicono no a una, non dico alla Juve, però a una squadra che ha queste imposizioni, ci sono dei giocatori che dicono... Cassano ha detto più di una volta che la rifiuta. Io voglio vivermela più tranquilla. Cassano, sempre parlando di Antonio, il livello per giocare nella Juve ce l'aveva 100 volte. Solo che Cassano sapeva che andare nella Juve... È un po' quello che è successo a Micoli, te lo ricordi? Micoli, capelli lunghi, arriva alla Juve e gli ha fatto... Agnelli gli ha fatto togliere l'orecchino, gli ha fatto tagliare i capelli, cioè, hai capito? E ovviamente Cassano dice, ma è vera, io non me la sento, perché no, probabilmente no, non avrebbe reso, perché gli avrebbero rotto le palle. Lui dice, preferisco stare un'altra squadra che faccio quello che voglio e ti rendo a 1000. Sì, sì, sì. Questo giocatore probabilmente ha messo, insomma, preventivo questa cosa qua, e da rispettare questa cosa qua, ma Cassano, qualità per la Juve, qualità reale. Però lui l'ha sempre detto, lui l'ha sempre detto, infatti, comunque, ma lui, sempre lui, stato lui onesto è stato, in questo. Lui è stato coerente con ma è una questione di scelte. Io a Fabrizio Miccoli gli dicevo sempre, ma tu com'è che non hai giocato 10 anni alla Juve? Lui dice, ma io preferivo fare il cazzo che voglio dall'altra parte, però non aveva rimpianti, dicevo, è una scelta mia, se facevo il soldatino stavo alla Juve. Oh, quell'anno che è stata la Juve, Fabrizio ha giocato 25-28 partite, non è che non giocava, come Mutu, Adrian, che tu lo sai. Adri uguale, sono giocatori che devi trovare l'allenatore che tra virgolette un po' ti prende per le buone e ti coccola, allora tu lo rendi in campo. Cioè, se questi a soldatino non ti rendono neanche in campo, probabilmente. Non puoi farlo con 20 campioni perché sono tutti allo stesso livello. Questo discorso lo puoi fare in una squadra medio-piccola. Infatti. Però dove quel giocatore fa la differenza. È che lasciamo stare Cristiano Ronaldo, che Cristiano Ronaldo probabilmente fa un altro sport, ma Pogba, che torna alla Juve o va alla Juve, o Dybala o Ramsey o giocatori importanti, vanno alla Juve e quando parla Chiellini stanno muti, capisci che intendo io? Perché funziona così. Certo. Cioè io so che Pogba è stato ripreso più di una volta per delle cose che faceva. So che Dybala, nei primi tempi quando faceva le corse, si fermava un metro prima e Barza gli diceva ti devi fermare un metro dopo alla Juve, non un metro prima. Capito? Perché poi Dybala l'ha imparato. Però è anche più facile perché loro, cioè ascoltare una persona del genere, cioè io... Ascoltare una persona del genere è facile perché oltre ai risultati lo fanno, capito? Vabbè, ma loro sono delle dietro. Macchine, io mi sto allenando con loro, sono delle macchine. Ti faccio quell'esempio lì, parlando, ovviamente abbiamo parlato di Rino Gattuso, che era veramente un leader carismatico in campo per la sua fame, ma te lo ricordi il primo derby di Rino Gattuso che si è alzato, ha fatto testa a testa con Ronaldo, è arrivato Maldini, l'ha preso e gli ha detto tu adesso vai via, ve lo ricordate? Sì, io me lo ricordo. Per farti capire, cioè Maldini probabilmente non era un gran chiacchierone, no? Però praticamente la figura emblematica di Maldini, quando parlava tu dovevi stare zitto e ascoltare, perché Maldini aveva ragione. In tutta la mia carriera mi hanno messo soggezione. Uno è Carletto Mazzone e
il secondo è Maldini e basta. Giuro. Grande Carletto Mazzone. Seba, non so se l'hai mai visto, c'è un video di Puyol che praticamente tutte le volte che i suoi compagni esultano facendo balletti o hanno mai... Sì, lui arriva, li prende, li sposta via, quando Piqué riceve un accendino in testa, lui vuole fare casino, gli ha detto no, vai via. Ma ha ricordato sta cosa, cosa che hai detto? Ragazzi, questi sono, ti dico, uno che era così è Fabio Cannavaro, uguale, è uguale. Cioè, sono dei giocatori che non hanno bisogno di fare discorsi di 3 ore nello spogliatoio, sono talmente carismatici in campo che anche se non parlano, tu sai che ti trasmettono qualcosa di positivo, qualcosa che ti fa bene, capi? Aprono la bocca questi qua, tu non è, sì ma no, tu stai zitto, ascolti perché hanno ragione loro. E questo vuol dire essere carismatico, essere un leader importante, non fare i discorsi che ti addormentano per un'ora, perché tanti in Italia, lo sapete, quanti allenatori per farti arrivare un messaggio, 3 ore a farti così. E no, poi non hanno credibilità. Cioè, capito, la credibilità è poca, arrivi al dunque, bam, dici le cose come stanno, analizziamo, affrontiamo, risolviamo. Questo per me è l'analisi perfetta. Non è facile portarlo avanti. Sì, vabbè, sì, ma poi diciamo la verità, poi chiudiamo che io fra un po' devo andare. Anche cioè, noi. È anche vero che sto mondo è pieno di pagliacci, burattini e sacchi di merda, perché la verità chiudiamo, mi sembra una giusta chiusura. Per me, ragazzi, non ho niente da aggiungere. Siamo parlato l'altro giorno, lui ci ha avuto una situazione alla Fiorentina, ma è tutto un mondo di gente, perché purtroppo c'è ancora i calciatori, credetemi, sono la parte più pulita di questo ambiente, ma per distacco, nonostante ci sono tanti deficienti, perché i calciatori sono la punta dell'iceberg e tutto quello che c'è sotto. Però è pazzesco che tutta la merda poi se la beccano loro, perché sono quelli che escono con la faccia Ma perché sono la punta dell'iceberg. È facile criticare il giocatore, è la soluzione molto facile. Hai è capito? La stessa cosa poi dei politici, di Serie A sono dei milionari, allora tu milionario dici vabbè, allora mi prendo la merda e sto zitto, perché la maggior non c'entra, è così, è così, ma non c'entra niente, perché nessuno si rende conto, poi loro l'hanno fatto e lo stanno facendo a grandi livelli, ma il calcio, quello che hanno fatto loro è tanta roba. Ma noi veniamo considerati giocatori di serie B, no? Considerati come Cristiano Ronaldo e come, cioè, siamo tutti sullo stesso livello, no? Non si rendono conto le persone che noi sacrifichiamo, quello che diceva prima Seba, Frey, Vivio, dei sacrifici. Tu per un compenso economico vero, molto alto, ma sacrifichi tutto il resto della tua vita, cioè tu sei a disposizione 24 ore su 24 ad un club, a delle persone 24 ore al giorno, sei loro dipendente ed è l'unico lavoro, uno dei pochi che ti chiede un determinato sforzo psicologico, no, e soprattutto fisico. Io l'altro giorno, mentale. L'altro giorno in una live siamo entrati in questo argomento e poi parlavo con quelli che facevano i commenti. È venuto fuori argomento, dice, ma voi come l'affrontate il fatto che magari ti insultano sui social, piuttosto che uno scrive sotto, vabbè, ma guadagnate un sacco di soldi? Io gli ho risposto, se adesso non guadagniamo un sacco di soldi, pigliamo gli insulti da voi, prima cercate a casa. Ti dico, Albi e Emi, e poi anche voi Dani, Enrico e Fede, ci sono dei giocatori che sono stati definiti in questi anni dei mercenari, perché hanno fatto delle scelte queste. Adesso vi faccio, per mettervi in situazione, Albi, Emi, che voi siete stati calciatori, quindi voi sicuramente. Scusa Emi, ma nella tua carriera ti arrivava una proposta anche dal Burundi, da 100 milioni di euro all'anno, tu avresti ma detto ci vai. No. Adesso di sì. Ma andava anche voi ragazzi, obiettivamente, ma voi avreste detto no, preferisco prendere 800.000 in una scuola italiana piuttosto che 100 milioni o quello che... Ma senza vergognarmi, ma ragazzi, è falsità questa. Seba, è come un manager che guadagna 3.000 euro al mese, va in un'altra azienda, gliene offrono 4, chiaro sì, che ma c'è. Oltretutto, Enrico, oltretutto, perché c'è questa cosa da dire che non la dice mai nessuno, fossi tutelato dalla tua di società, perché poi il giorno dopo, l'anno dopo, magari ti danno un calcio in culo, perché tu dici, vabbè, io decido di rimanere qui perché vi voglio bene tutti, poi dopo un anno ti salutano, e allora tu sei mercenario, e no cazzo. Certo. No. Ma non deve essere mercenario solo in un senso, perché come dice Emiliano, noi siamo il numero che il nome, noi abbiamo un numero dietro la maglia, giusto? Per il nome che abbiamo, quando vai via, il numero rimane, ma il nome cambia. Quindi alla fine la società si può permettere di definirti mercenario, ma noi giocatori che magari veniamo cacciati
e crediamo nel progetto, sei innamorato della piazza, ecco, e loro invece non sono mercenari da cacciarti via o non sono, capito? Seba, io credo che il peccato originale sia il fatto che, dato che tutti quanti più o meno abbiamo tirato un calcio a un pallone, non lo consideriamo noi nel lavoro. Senso che non giochiamo, esatto. No, ma certo. Molti non lo considerano un lavoro come un altro, quando a tutti gli effetti è un lavoro come un altro, dove c'è una domanda, c'è un'offerta, c'è una legge del mercato, ci sono tutte le cose che riguardano qualsiasi altro lavoro. La differenza qual è? Che probabilmente siete sotto i riflettori dalla mattina alla sera, quindi avete una visibilità diversa di altri lavoratori, e l'altro è che effettivamente, cavolo, è il sogno. La differenza più grande, e questo discorso lo faccio a qualcuno che non capisce in generale, è la stessa cosa di quando uno si lamenta che va al Festival di Sanremo, perché va Benigni e fa 10 minuti di intervista e guadagna 300.000 euro e la gente si indigna. No. Beh, ma se io faccio una, c'è una aspetta, grande differenza, Brignò. Aspetta, però aspetta, sono soldi anche tuoi. Ok, a me sta bene. Va benissimo. No, è cazzo. Sono di tutti, Emi, non sono solo miei. Ma quelli che guadagni più calciatore no, però, No, vabbè, ti faccio. Va bene, questo esempio non ti sta bene, però ti dico, aspetta, tu dici sono soldi di tutti, ma di tutti chi? Io ti dico, Brignò, io parli di un politico, i soldi degli elettori, no, perché i soldi della però RAI aspetta, sono soldi statali. Aspetta, perché non mi hai fatto Emi, ascoltiamo fammi sentire il concetto. Se io aspetta. Perché se no mi sale il... Allora, teniamo questa? Sì. Mettici sotto se io, c'ho questo accendino, lo voglio sponsorizzare, no? Questo accendino, chi lo faccio sponsorizzare? Alla mia pagina o Calciatori Brutti? Calciatori Brutti mi dice, però ti costa 100, se lo faccio io mi costa 10. È la stessa identica cosa del calciatore. E tutti vogliono fare i calciatori, tutti quanti, no? Vieni pagato per la visibilità, la responsabilità, i soldi che prendi sono le responsabilità, la visibilità... E tutto quello che ne concerne intorno non è solo esclusivamente il gioco del calcio, che se uno dice so anch'io calciare in porta, sono quelli che giocano a calcetto e poi la sera pensano di poter criticare e stasera che partita c'è, Juve Milan, non lo so. Si mettono lì, siccome giocano a calcetto, allora si sentono in diritto di criticare quello e dicono perché guadagna così tanto per fare solo quello, non è quello. È tutto il sistema che c'è dietro, perché Frey guadagnava... 500.000 di euro dall'Adidas, no, perché magari faceva vendere il prodotto per 1.000.000, faccio l'esempio, no, neanche si alzava dal letto con 500.000. Io butto cifre proprio così a random, però il concetto è quello. Io per 500.000 no, io sì, no. Guarda, sì, ragazzi. Albi, io per 500.000 diventerei una prostituta per gli sponsor. Farei... No, però è vero, cioè info@calciatoribrutti.com se interessa così. Sì, ma un'altra cosa bellissima è quando ti parlano, tipo io sono tifoso della Fiorentina da sempre e sto Crucio un po' l'ho anche pagato, nel senso che comunque andava a giocare a Bologna e figa ci odiano e io tifoso della Fiorentina, però poi dicevano, cazzo, come fai a provare affetto per la Sampdoria, per il Bologna e per la Fiorentina? Ma voi provate affetto se giocate con 6 deficienti a calcetto giovedì, vi uccidete fra di voi perché è una squadra e io che gioco con centinaia di migliaia di persone... Poi dopo dico non mi è rimasto un bel ricordo, non ci sentivo, sono tifoso. Come fai a essere tifoso di tutti? Vorrei vedere te. No, ma è così. Ogni piazza dove sei stato, se sei stato bene, cioè ti entra dentro. Lasci il cuore, certo. Come le fidanzate. Quelle no. Direi di chiudere con questa brutta epilogo. L'abbiamo chiamata così. un brutto finale. Raga, è stato di fare un bel lavoro con Italia. È stato divertentissimo. Tagliamo tutto quello che praticamente tagliate tutto. La rifacciamo. Se volete facciamo questi ultimi 5 minuti che è quello che teniamo poi. Lasciamo soltanto l'esempio di Alberto su Sanremo. Bravissimo, ecco questo. Con la siga, Sanremo e siga. Perfetto. Ragazzi, grazie ancora. Saluto. Ciao. Ciao Viola. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Come mai Viola? Mi piaceva il colore. L'altro si chiama Lorenzo. Perché Violo non stava bene, Violo. No, volevo Fiorenzo, però... Fiorenzo ci stava. Ragazzi, grazie, è stato bello, divertente. Sì, è stato un piacere. Sì, noi ci sentiamo noi. Grazie, raga.
Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, 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 ciao. Ciao.